Buongiorno a tutti. Oggi, insomma, premettendo che avrei voluto fare questo videomessaggio, diciamo, vicino all'albero di Natale, ma per motivi, diciamo, di confusione, che comunque per altri motivi che non dipendono dalla mia, l'ho potuto fare, per voci varie, eccetera, sono costretto a farlo qui. Ce l'avrei voluto fare vicino all'albero di Natale per rendere ancora di più magica atmosfera di questa di questa occasione, perché occasione è oggi, è diciamo un giorno molto speciale, cioè speciale comunque perché è il compleanno di una grandissima attrice nonché bellissima donna, una straordinaria a mio modo di vedere, di Twin Peaks, cioè Madison Emick. Ho appena letto anche la pronuncia precisa in tedesco e a quanto pare prima dicevo Madchen, Medgen, ma adesso l'ho letta bene, diciamo dovrebbe essere Madchen Emick. Quindi la nostra, cioè Madchen Emick, la nostra grandissima Shelley Johnson. Johnson perché Johnson perché diciamo il cognome del marito il marito in Twin Peaks appunto Leo Johnson, il violentissimo, diciamo così, Leo Johnson. E poi vabbè non dico aggiungo altro perché appunto poi Beh, Leo Johnson è poi, diciamo, la storia, poi no, è bellissima con Bobby Briggs, ma non aggiungo altro perché poi, insomma, se qualcuno ovviamente non ha mai visto Twin Peaks, poi vede da solo, quindi è brutto già anticipare, o come si dice oggi, spoilerare. Diciamo, oggi, tra l'altro, non solo, diciamo, fa il compleanno, un compleanno importante, direi molto importante, visto che compie 50 anni. Quindi mezzo secolo per lei, solamente sono convinto, ma comunque vedremo che anche David Lynch farà, diciamo, il videomessaggio per lei o comunque le farà gli auguri, poi vedremo. Ovviamente questo argomento è sempre, non cioè chiaro, meno scuro e linciano, ovviamente. E Madchen Emick, che diciamo ha questo nome molto particolare, che in realtà non è un vero e proprio nome, non so se lo sapete, ma è un nome che i genitori le hanno dato, che in tedesco significa ragazza, e l'hanno dato appunto perché volevano scegliere in qualche modo un nome inusuale. E credo che insomma ci siano riusciti benissimo. Poi, insomma, lei ha anche varie origini, diciamo, per quanto riguarda nazionalità, irlandesi, svedesi e anche, diciamo, altre terre del nord, quindi terre molto particolari, diciamo. E a me, appunto, oltre il fatto del nome che mi ha sempre colpito di questa donna, di questa attrice, diciamo, appunto, che è molto particolare, anche un'altra cosa che, diciamo, ho letto qualche giorno fa, che appunto lei è stata fin dall'inizio, ma in qualche modo i genitori, in qualche modo, hanno fatto sì che lei seguisse le proprie inclinazioni artistiche fin da piccola. Infatti, prese lezioni di pianoforte, di musica, di danza, varie cose, per poi, diciamo, trasferirsi in America e lì, diciamo, ottenere la fortuna che poi ha ottenuto. Cioè, questa è una cosa molto importante perché, secondo me, la questione è cioè che i genitori devono far sì che i figli, in qualche modo, seguino il loro corso, le loro aspirazioni e senza, diciamo, appunto, prestabilire dei piani ben precisi per loro, o di rissali verso ciò che comunque già hanno fatto nella loro vita, perché la costrizione appunto non fa mai bene. Io personalmente l'ho sempre vista, diciamo, questa cosa quando mi capita di vederla, quando di confrontarmi con certe persone che in qualche modo hanno dei genitori di questo tipo. Io comunque anche quando si parla con persone un po' più adulte che hanno avuto genitori di questo tipo, poi in qualche modo crescono sempre frustrate, quindi è sempre bene che, diciamo, in qualche modo, un po' come dice Kyle Gibran, suo grandissimo poeta, diciamo, che in qualche modo i genitori sono come l'arco, perché poi i figli sono le frecce che in qualche modo devono prendere da soli la loro strada.
i genitori in qualche modo devono costringere i figli, diciamo, a seguire necessariamente le loro orme, a fare quello che vogliono che sia fatto da parte loro, perché i figli in qualche modo non sono una proprietà, ma sono un dono. E questa è una cosa molto importante che, di cui dovremmo sempre farne tesoro e di cui in qualche modo dobbiamo sempre prendere come lezione per la vita e come educazione per loro, per i nostri figli. Detto questo, poi ancora qualche piccola cosa, qualche piccola cosa su Maddie Cenemic, poi in realtà prima di diventare famosa per il ruolo di Shelly, in realtà ebbe qualche piccolo ruolo, poi recitò in qualche spot pubblicitario, una piccola parte, diciamo, più o meno nota in Baywatch, per poi appunto essere selezionata, diciamo, da David Lynch appunto per Twin Peaks. Pensate un po', c'erano finite le parti un po' per tutti i ruoli. E però lui rimase talmente colpito dal modo della recitazione, comunque anche da altre cose, dalla bellezza di questa donna, che poi le assegnò una parte tutta per lei nuova, che appunto fu la parte, diciamo, di Shelley. E sì, in effetti poi, vabbè, diciamo, altra piccola curiosità, lei è allergica ai gatti. E poi, diciamo, lei in effetti è, insomma, ultima chiusa finale su di lei. È una donna straordinaria, veramente molto bella. Personalmente, diciamo, la metto, per quanto riguarda la bellezza, ma in Twin Peaks anni 90 la metto, insomma, si giocano le prime posizioni, secondo me, una visione personale. Maddie Cenemic, Lara Flynn Boyle, appunto la nostra donna e Shelley, fondamentalmente per me. Vabbè, ci sono anche altre donne bellissime, però loro due in qualche modo stanno in un posto un po' privilegiato per quanto mi riguarda. E insomma, sì, poi credo che metterò qualche foto sua per quanto riguarda il post di Facebook. E vabbè, poi ricorderete quelle parentesi straordinarie nella serie con Gordon Cole, cioè interpretato appunto lo stesso David Lynch, no? Nelle prime due stagioni. Vabbè, comunque, personaggio bellissimo, secondo me. Appunto, io adesso lo omaggerò, diciamo, con un brano composto da Angelo Badalamenti e David Lynch, che si chiama proprio Shelley. Non so se qualcuno lo conosce già, ma è un brano un po', non è molto conosciuto, anche per i linciani parlo. Comunque, io già feci una versione vecchia qualche mese fa, ma una versione qualche mese fa, adesso la rifaccio, una versione nuova. Spero di averla fatta sicuramente meglio. E detto questo, poi insomma, continuatemi a seguire, diciamo. Mettete il mi piace qui per quanto riguarda YouTube, appunto, se volete, iscrivetevi, fatevi semplicemente un giro sul canale e poi ci vediamo appunto alla prossima. E comunque tra qualche giorno ancora ci sarà un altro personaggio di Twin Peaks, diciamo, da mangiare, ma non dico quale. I più curiosi lo capiranno da sé, o comunque i più esperti probabilmente già lo sapranno. Un personaggio in certo senso sembra minore, ma in realtà è molto importante. Allora, ciao e alla prossima.